Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Il podcast di oggi ha qualcosa di particolare rispetto agli altri, infatti all'interno di questa puntata potrai ascoltare l'intervista integrale che ho rivolto alla dottoressa Antonella La Mancusa e al dottor Valerio Cappabianca, che sono due esperti di fotografia e soprattutto di fotografia terapeutica. Infatti, come sanno perfettamente tutte le menti libere che sono iscritte al canale WhatsApp di questo podcast, appunto Liberamente WhatsApp, e che quindi possono accedere a tutti i retroscena di questo podcast o tutte le anteprime legate a questo progetto, durante questo weekend sono stato invitato a partecipare a un laboratorio di fotografia che ha qualcosa veramente di portentoso, che non avevo mai visto. Infatti avevo già partecipato magari a dei workshop di fotografia, ma erano tutti molto tecnici, orientati a come creare la foto perfetta da un punto di vista tecnico, quella che ci acchiappa, diciamo, sui nostri social network, quelle che prendono più visualizzazioni, quelle che si scattano perché possano piacere agli altri e non dicono niente di noi stessi. Invece all'interno di questo laboratorio ho scoperto un mondo meraviglioso legato al mondo della fotografia come strumento veramente terapeutico nostro personale, quindi uno strumento di psicoterapia che tutti quanti noi abbiamo a disposizione per conoscere noi stessi e per mettere noi stessi in relazione con gli altri. Quindi ragazzi, prima di lasciarvi in compagnia dei nostri due ospiti di oggi, la dottoressa Antonella La Mancusa, psicologa psicoterapeuta, e il dottor Valerio Cappabianca, fotografo professionista e direttore didattico dell'Accademia Fotografica di Roma, sappiate che i loro contatti li troverete all'interno delle note dell'episodio, come nello stesso tempo troverete il link per andare sulla pagina web di Liberamente WhatsApp se vuoi avere più informazioni su come funziona il canale WhatsApp e anche il link per accedervi direttamente se non vuoi perdere altro tempo e cominciare a ricevere tutti i contenuti extra dedicati alle menti libere che ascoltano questo podcast. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo a parlare di fotografia terapeutica e di come una foto può farci star bene. Sono Antonella Mancusa, sono una psicologa psicoterapeuta ad orientamento analitico transazionale sociocognitivo. Mi occupo di adolescenti, di lavoro in gruppo con giovani adulti, lavoro anche con le coppie e sono appassionata di fotografia e quindi cerco di mettere insieme queste mie due passioni, il fatto di essere una psicoterapeuta e il fatto di avere questo amore per la fotografia, quindi lavoro molto anche nel mio privato, anche con i miei pazienti con la fotografia, come tecnica insomma. Quando ci sono magari anche dei blocchi emotivi, quando la parola non basta, lo strumento proprio dell'immagine, della fotografia, aiuta molto. Ok, ti blocco qui perché è un discorso interessantissimo questo, di come tu utilizzi la fotografia all'interno del setting terapeutico per aiutare le persone in un processo di esplorazione di sé e di sblocco emotivo. Quindi ci ritorneremo sicuramente. Valerio, dici chi sei e che cosa fai nella vita? Valerio Cappabianca, sono un fotografo professionista, fondatore e direttore didattico di Accademia Fotografica, che è il posto che ci ospita in questo momento, che compie 10 anni da poco, insomma, e perciò è un anniversario in qualche modo, e è bello iniziarlo così. E mi occupo di immagini, principalmente della creazione di immagini, e mi occupo come photo editor della scelta di immagini, perciò molto spesso anche del processo che arriva a scegliere un'immagine, non solo a produrla. E come fotografo mi occupo soprattutto di fotografia urbana e street photography, che è un ambito molto popolare in questi tempi, perciò magari ci sarà qualche curiosità a proposito, perché è uno dei generi che bene o male adesso è in voga più di tutto da un punto di vista fotografico. Ok, allora ci torneremo sicuramente, ce lo appuntiamo e ci torniamo anche più avanti. Ragazzi, aiutatemi a capire come vi siete incontrati voi due, cioè come è nata questa bellissima alchimia che oggi io ho potuto toccare con mano facendo questo laboratorio esperienziale qui con voi, tra fotografia
e psicologia. Ecco, come vi siete conosciuti e come è nata l'idea di questa, di questo connubio? Scegliete Antonella, come sempre per essere cavallerina. Assolutamente. Allora, io mi trovavo in un momento particolare della mia vita, perché stavo facendo una scuola di specializzazione, e quindi mi trovavo, insomma, in un momento in cui stavo lavorando su alcuni aspetti in terapia personale, quindi ho detto, ma ho questa passione per la fotografia. So che in qualche modo ho visto che la fotografia ha questo potere di essere anche associato alla psicologia, ma perché non concretizzo questa mia passione facendo proprio dei corsi, vedendo un po' come si scatta, perché ho sempre fotografato, insomma, così come mi veniva. Quindi mi sono messa a cercare dei corsi di fotografia base e ho incontrato l'Accademia Fotografica e quindi ho contattato subito Valerio, insomma, per vedere se c'erano dei corsi disponibili, e quello che mi ha colpito subito è stato proprio la relazione che c'è stata. Non era soltanto un corso che andavo, mi formavo, fotografavo e via. Ed è scattata proprio la relazione. Per me questo è stato importante, per come io vivo la fotografia, che non è soltanto io prendo la macchinetta, guardo, scatto, ma è proprio una relazione. E quindi da qui ho deciso proprio di iniziare il mio percorso fotografico. E ho incontrato Valerio. Così poi io mi racconto. E ha fatto diversi corsi, tra cui diciamo quelli che sono i corsi magari un po' più avanzati, dove si inizia a lavorare non solo sulla creazione dell'immagine fotografica tecnica, ma soprattutto sulla creazione di un progetto. Penso che lì poi sia la chiave, no? Il discorso di iniziare a lavorare anche in un ambito specifico fotografico, che può essere fotografia di reportage, come era per caso, se non sbaglio, ma iniziare a raccontare una storia attraverso la fotografia. E qui ci lega un po' al tema, il fatto di raccontare una storia con la fotografia, scegliere delle foto, metterle insieme e ovviamente narrare qualcosa, ci porta al discorso di raccontare anche un po' di noi. E perciò da quell'esperienza è nato, penso, proprio a pelle lo sperimentare con la fotografia e raccontarsi. Dopodiché ovviamente siamo rimasti in contatto, è nata un'amicizia e niente, continuiamo a parlare di fotografia terapeutica per motivi proprio in realtà tautologici di ognuno, lei per quanto riguarda la parte psicoterapeutica, io per quanto riguarda la fotografia. Abbiamo iniziato a studiare e abbiamo detto, perché non creare qualcosa insieme? Sì, perché poi eravamo proprio, cioè, quando ci confrontavamo vedevamo che magari stavamo leggendo quel libro uguale, ci confrontavamo su alcuni aspetti che stavamo riflettendo che erano gli stessi, quindi dicevamo, ma qua sta succedendo qualcosa. Quindi non hanno particolarmente aiutato, nel senso che c'è stata una grossa, come dire, conoscenza bibliografica, ma poco poi che ci ha aiutato dal punto di vista pratico. Poi quello che ci ha aiutato sono più le esperienze, ma penso che nella vita poi sia questa la chiave, certo, che l'esperienza porta. E questa vostra conoscenza oggi sta diciamo iniziando a generare un percorso vero e proprio che voi proponete alle persone attraverso i vostri laboratori. Oggi ho partecipato a questo laboratorio un po' di presentazione del vostro progetto e devo dire che mi ha colpito tantissimo, a partire proprio dal titolo che gli avete dato, no? Cosa vedono gli occhi? E mi ha colpito tanto anche questa definizione che voi state un po' coniugando, questa fotografia terapeutica. In che modo la fotografia può essere uno strumento terapeutico per noi? Ecco, non so chi dei due vuole rispondere, qual è la vostra, anche partendo dalle vostre sensibilità diverse, no? Essendo una psicoterapeuta e un fotografo, due, certo. Potrebbero essere le risposte in qualche modo che si vanno a completare. In che modo quindi la fotografia è uno strumento terapeutico? Allora, io parto inizialmente dall'esperienza che ho fatto io con la fotografia. Nel senso che io, in un momento in cui non riuscivo a parole a dire quello che stava succedendo dentro di me, attraverso l'immagine, attraverso lo scatto, poi mettendo insieme le varie fotografie che facevo in quel periodo, ho visto che mi ritornava qualcosa, non era soltanto una cosa così, cioè c'era una storia, ed era la mia storia, perché la cosa che facevo io, e quindi ho visto su di me l'impatto che aveva l'immagine. Poi se ci pensi, anche l'immagine è il primo modo con cui noi comunichiamo, se pensi proprio come si forma da bambino, come il bambino comunica con la madre, quando la madre parla con lui, è l'immagine, no? il primo concetto anche con cui noi memorizziamo. E quindi da lì ho detto, questa immagine che faccio io ha un impatto su di me,
E allora mi sono andata un po' a spelucchiare su internet altre cose per vedere chi, oltre a me, c'era qualcun altro che stava lavorando su questo tema. Quindi ho visto che c'erano anche altre persone che avevano lavorato su questo, nel senso che avevano messo insieme la fotografia con la psicoterapia. Mm-hmm. Ad esempio, come dicevo un po' anche nella presentazione del laboratorio, mi ha colpito tanto il lavoro che ha fatto Joyce Spencer su se stessa, nel senso che in un momento in cui lei aveva scoperto di avere questo tumore al seno, facendosi le foto su di sé, ha elaborato insomma anche questo dolore e ha vissuto un po', no? Anche la morte all'interno di questo processo. Quindi vedendo lei, vedendo altre fotografe, ad esempio citavo prima Zana Bilischi, che ha lavorato con i bambini che erano figli di prostitute a Calcutta, ha fatto un lavoro anche su di loro, dandogli proprio la macchina fotografica a loro. Quindi ha permesso a noi spettatori di guardare il mondo con gli occhi dei bambini, con le foto che facevano loro. Quindi, non so, ho visto tutto questo, ho messo insieme i pezzi, ho visto che allora veramente si può mettere insieme questa cosa. Non è una cosa che mi invento io, c'è certo. Già qualcuno che sta lavorando, ecco. Certo, certo. E qual è invece la prospettiva di un fotografo professionista? Allora, ti ribalto un po' la domanda, nel senso che la parte individuale sicuramente l'ha toccata, cioè la parte individuale di una persona che si approccia alla fotografia, sia professionista che no, diciamo, vive un po' questa idea, quella di iniziare a raccontare la propria storia attraverso la fotografia. Ti posso dire quello che è scattato invece come docente di fotografia, che forse è un po' più interessante. Cioè, a forza di lavorare con dei studenti che sono alla ricerca di una fotografia perfetta, perché poi è questo che fai da un professionista, perché ti indirizzi in qualche modo rispetto a una fotografia perfetta. Ci sarebbe molto da discutere, ovviamente, su cos'è una fotografia perfetta, ma diciamo che ci sono dei canoni, se non altro del momento, che dettano la perfezione in fotografia. Generalmente lo studente cerca proprio questo, cioè cerca un'immagine accattivante che possa colpire l'osservatore. Quando però li porti un pochettino a lavorare su una propria serie fotografica, su un progetto fotografico, come è successo a Cantonella nel caso specifico, ti accorgi che la fotografia non è semplicemente l'inseguire la parte tecnica, cioè ho una macchinetta fotografica, mi compro gli obiettivi, studio fotografia e arrivo a una perfezione formale, ma può in qualche modo raccontare anche delle parti di te stesso, e lì forse è dove la fotografia diventa più interessante. Cioè tutti gli autori, fotografi professionisti, ma soprattutto autori di fotografia, grandi fotografi che hanno segnato la storia della fotografia, sono tali perché in qualche modo hanno portato un punto di vista loro, della propria personalità, all'interno della fotografia. E penso che in questo caso la fotografia sia forse tra tutte le arti, in qualche modo, si parla anche spesso di arte terapia, cioè il fatto che l'arte in qualche modo funzioni essa stessa da terapia. La fotografia è l'unica in realtà che ti pone in maniera anche schiacciante, forte, a prendere in considerazione la realtà. Cioè, se io tolgo la realtà, non ho più la fotografia. E perciò vedere delle fotografie, ragionare sulle fotografie che produco, in qualche modo, mi porta anche ad avere diversi punti di vista sulla realtà, che altre arti ovviamente non possono fare. Certo. E Antonella, prima dicevi che utilizzi lo strumento della fotografia anche all'interno del tuo setting terapeutico, anche individuale, no? Quando le persone vengono in terapia da te. Allora mi chiedevo, qual è il momento in cui tu scegli di proporre al tuo paziente proprio la fotografia come uno strumento terapeutico? Ma in realtà no, è un flusso, nel senso che quando vedo che magari c'è un blocco, che la terapia non sta andando avanti, allora lì magari utilizzo la fotografia, nel senso che gli dico alla persona se in questo momento specifico vuole scattare una foto di quello che abbiamo parlato all'interno del percorso che stiamo facendo, e poi la prossima volta che ci vediamo ne parliamo insieme. Quindi, perché sembra una cosa quasi che uno si sposta un attimo da quello che sta parlando, da quello che sta vivendo, facendo la foto. E poi quando viene in terapia e porta quella foto, in realtà magari mi perdevo anche un po' protettivo, no? La persona dice, vabbè, sto parlando della fotografia, che poi piano piano sta parlando di sé. Quindi in quel senso, no? Quasi mi allontano per poi avvicinarmi ancora di più a me. E poi, cioè, questo mi ha aiutato anche, cioè, come psicologa e psicoterapeuta, cito Judy Weiser, perché anche lei come psicoterapeuta
ha sperimentato questo con i suoi pazienti e quindi da lì poi anche ho scoperto questa cosa. Mi interessava anche molto questa sfumatura che hai dato del paziente bambino. Quando hai detto prima, no? Date la macchina fotografica in mano ai bambini, no? Oggi pensiamo che la tecnologia fotografica è in continua evoluzione, in continua espansione, e, insomma, non esistono più i rullini di una volta. Oggi è tutto digitalizzato e ogni anno escono dei modelli nuovi di telefoni, di smartphone, capaci di fare delle fotografie bellissime anche con un semplice, no, gesto del pollice. Poi ci pensa il filtro al resto. E allora ho pensato, mi sono immaginato a quanto i genitori oggi siano restii a dare ai propri figli questi smartphone che magari costano migliaia di euro. Invece sembra che quello che tu consigli è quello di dare ai propri figli anche questo strumento in più di espressione personale. Sì, più che altro, ora che dici questo, no? Dare la macchina fotografica insieme a uno sguardo, cioè insegnare ai bambini e ai figli a guardare. Questo, che forse anche noi adulti, no? Dobbiamo un po' imparare questo, a guardare. Da qui il titolo che abbiamo dato al laboratorio, cosa vedono gli occhi. Perché è un po' questo, cioè insieme allo strumento dare anche una prospettiva, un'indicazione, che sia poi anche una strada, no? Con cui cominciare un proprio viaggio, un proprio percorso. Valerio, quando ci siamo sentiti per incontrarci oggi e per diciamo avere la possibilità di partecipare al tuo laboratorio, mi sono molto incuriosito della tua professione. Sono andato un po' a sbirciare sul tuo sito internet, che davvero mi ha colpito ed è molto bello, perché lo hai riempito più che di tanti, insomma, bottoni o strane cose, lo hai riempito delle tue foto. E, allora ti volevo chiedere, e mi sono immaginato, caspita quanto sono belle, ma come funziona il processo che ci porta a fare uno scatto? Cioè, mi sono chiesto cosa fa un professionista della foto per prepararsi a realizzare quel tipo di foto che nessun filtro Instagram o Facebook può in qualche modo, no, replicare. Assolutamente. Allora, c'è qualcosa, tra l'altro, anche molto legato a quello che proponiamo come laboratorio. Ti vorrei rispondere con una affermazione che è fondamentale, fondante, che è consapevolezza. Cioè, in realtà il professionista non fa nient'altro che essere molto più consapevole di un gesto che chiunque può fare, ma lo fa in maniera un po' distratta. Penso che questo in qualche modo possa riassumere. Cioè, tu prima hai nominato della corsa infinita, ormai purtroppo ai milioni, miliardi di megapixel che ormai ci continuano a rincorrere, dal cellulare, dalla macchinetta reflex, alla mirrorless che adesso escono, e c'è sempre questa illusione di inseguire la tecnologia, pensando che la tecnologia ci possa restituire uno sguardo. Ma la tecnologia purtroppo non restituisce sguardi, restituisce semplicemente dati, e questi dati, se non li sappiamo gestire, diventa molto complicato avere una produzione che in qualche modo diventi interessante. Perciò il gesto, invece che un gesto ad aumentare, è un gesto a sottrazione, veramente. Cioè, cercare di capire cosa effettivamente si vuole in una fotografia e perché una fotografia possa essere importante per te. Tu cosa fai per prepararti a fare una foto? Visto che una foto non è la somma dei pixel, ma è qualcosa di più, no? È un processo di consapevolezza, come hai detto tu. Come ti prepari tu ad accogliere la foto che stai per scattare? Ti direi un'intera vita, nel senso che nel momento dello scatto c'è in realtà tutto il processo di tutte le cose che segui. Se no diventa molto complicato avere consapevolezza di quell'istante. C'è questa idea che la fotografia sia molto istintiva. Da una parte è vero, cioè nel senso noi rubiamo istanti, però è anche vero che oggi, specialmente col digitale, siamo pieni di istanti, cioè il problema non è tanto rubare l'istante, fermare l'istante, il problema è come gestisco i miliardi di istanti che decido di fermare. Perciò la preparazione è proprio lo studio che c'è dietro, cioè la ricerca in realtà di quello che sto andando a prendere, sia estetica che metodologica, che di temi in qualche modo. Perciò è un lavoro che è di documentazione e anche di esperienza in qualche modo. E questo sicuramente lo rende molto diverso
dalla fotografia amatoriale, e ripeto, ci può essere comunque consapevolezza anche in una fotografia tra virgolette amatoriale, ma lì dall'amatore si diventa in qualche modo, non dico professionista, ma senz'altro più cosciente dei propri mezzi. Certo. Antonella, tu dicevi anche durante questo laboratorio, hai parlato della relazione che c'è tra una fotografia e il tempo. A me ha colpito tanto questa relazione tra questi due aspetti. Che relazione c'è tra il tempo e la fotografia, e il tempo che impieghiamo nel scattare una foto? Allora, questo lo collego tanto e per me ha senso, perché secondo il mio approccio è importante il qui ed ora, dove è tutta la nostra vita, no? Perché le volte siamo tanto concentrati sul passato, tanto concentrati sul futuro, e ci perdiamo il qui ed ora, dove in realtà si sviluppa la nostra vita. E lo collego tanto alla fotografia, perché la fotografia si sviluppa nel presente. Ecco, per me sì, il tempo è fondamentale ed è sempre presente, perché c'è un soggetto consapevole di fare quella fotografia in quel determinato momento, scatta la foto nel presente, diventa narrazione. In questo senso. È possibile anche che il tempo sia preparatorio a quello scatto? Nel senso, mi colpiva tanto anche quello che si diceva prima, che arriviamo in qualche modo a fare lo scatto, no? Che non è soltanto l'espressione di un singolo istante che riusciamo a cogliere, piuttosto riusciamo a cogliere quell'istante perché siamo preparati ad accoglierlo, a vederlo. Sì, 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 certo. No? Perché io ci tengo tanto a dire il significato che ha per la persona quello scatto, perché magari uno passeggia e sta elaborando magari dei pensieri, delle cose sue, vede una cosa che lo colpisce, ma in realtà è quasi un richiamo in automatico. Io guardo quella cosa, ma quella cosa forse guarda me. E quindi è lì che avviene lo scatto. E così questo mi trovo a quello che dici, perché è proprio questo. Bello, bello. E mentre parlate adesso, a parte mi fate venire voglia quasi di prendere la macchina, vuol dire che funziona. Sì, assolutamente. È bellissimo volerti ascoltare e cogliere insieme con voi tutti questi aspetti legati alla fotografia e alla fotografia come strumento terapeutico, no? E di esplorazione e di conoscenza di sé e della realtà, no? Come dicevi anche tu, Valerio. E allora mi è venuto in mente, oggi come oggi, la modalità più utilizzata per fare foto, adesso forse pronuncerò un po' una parolaccia forse per voi, ma i selfie, no? Oggi come oggi la modalità più comune con cui facciamo foto, se andiamo a vedere un po' la media delle foto che abbiamo scattato sui nostri profili Instagram o Facebook, spesso e volentieri una buona percentuale sono selfie. E che significato ha per voi oggi il selfie, tenendo presente come la fotografia un po' ha perso valore nel nostro tempo, nella società di oggi? E qual è quindi il vostro punto di vista rispetto al selfie? E mi piacerebbe, diciamo, avere un parere doppio, no? Visto che abbiamo questa bellissima possibilità di avere un professionista della fotografia, una psicoterapeuta che si occupa di fotografia. Qual è quindi il punto di vista di una psicoterapeuta rispetto ai selfie e quella poi di un fotografo professionista? Sì, mi collego a quello che dici, perché lo collego tanto al fatto che scattiamo tanto, abbiamo tanti input dall'esterno e quasi ci stiamo perdendo quelli che siamo noi, la nostra immagine. Quindi il fatto di farci dei selfie, di fotografare noi stessi, lo leggo nel processo, nel senso che è quasi confermare la nostra immagine, ricordarci chi siamo, lo leggo così, in questo tempo che quasi ci porta a dimenticarci, per confonderci un po' nella massa. Quindi è quasi un modo, lo leggo così, di ma chi sono? Quindi il selfie. Ma se sono così, qual è l'immagine mia? Quindi ci creiamo anche un'immagine ideale di chi vorremmo essere o di chi in quel momento guarda quel selfie specifico per quella determinata persona. Quindi è un selfie che faccio a me, ma è un selfie per chi? Chi voglio che guardi questo selfie? Quindi è un po' anche l'immagine legata all'immagine che ho io e l'immagine che voglio che gli altri hanno di me. Però sempre nell'ottica, lo leggo tanto, nel fermare un'immagine, chi sono. Cioè, ho bisogno proprio di vedermi in questo mondo che quasi mi sta dimenticando e mi sta cancellando. Quindi ho bisogno di
fermare la mia immagine, quello leggo così. Quindi il selfie come una forma di scoperta della propria identità. Sì. Bello, interessante, molto interessante. Qual è il tuo punto di vista invece da fotografo? Io mi aspettavo. Ho un po' paura, sarebbe questa parola. Sapevo che sarebbe arrivata in qualche modo, perché è impossibile da non citare, ovviamente. Allora, io da fotografo vado un po' indietro, cioè il selfie è un mutamento genetico di un autoritratto, in qualche modo. Perciò, secondo me, va un attimino rapportato alla mutazione che in genere si ha nell'autoritratto. Nell'autoritratto c'è una consapevolezza, una coscienza di quello che sto facendo. Perché normalmente c'è un fotografo che decide di prendere una macchinetta fotografica o un qualsiasi altro mezzo, pensiamo al passato istantaneo, che in qualche modo ci può ricollegare allo smartphone oggi, semplificando, e coscientemente decide di, in qualche modo, presentare una parte di sé. Il selfie è qualcos'altro. Il selfie molto spesso oggi non può essere slegato dall'aspetto di come voglio rappresentare la mia figura, la mia immagine, dentro anche una piattaforma, perché se si analizza un po', diciamo, spesso il selfie che si fa su Facebook è diverso da quello che si fa per Instagram. Questo è stato teorizzato, nel senso che ogni po' di mezzo in realtà cambia un pochettino le cose. Il selfie va bene se è preso da un punto di vista cosciente, consapevole del momento in cui si sta vivendo. Ecco, lì potrebbe diventare qualcosa di più interessante. Raramente però questo non avviene, e è quello che stiamo un po' cercando di fare con il laboratorio, ma anche con il tipo di fotografia che proprio in maniera abbastanza forte cerchiamo di promulgare. È proprio il discorso di avere un'attenzione rispetto agli istanti, se no gli istanti diventano troppi, mal gestiti, e molto spesso la visione che diamo di noi non ci appartiene, e questo ovviamente può diventare un grandissimo problema. Perciò bisognerebbe fare tutti quanti un lavoro per cercare, sì, di renderlo molto social, ma in qualche modo che sia il più aderente possibile alla nostra vera identità. Per fare questo però c'è bisogno comunque di un processo e di qualche domanda che aiuta l'aspetto individuale e l'aspetto fotografico. Proprio questo processo di consapevolezza mi ha fatto pensare a un servizio che è stato mandato in onda alle Iene pochi mesi fa, rispetto a un influencer, una ragazza che su Instagram ha cominciato a pubblicare le sue foto, ma foto in cui si evidenziava proprio la magrezza, la grande potenza di questi social media che oggi hanno sulle nostre coscienze e su come, specialmente nei giovani, ma anche nei meno giovani, hanno questo potere quasi manipolativo. E mi incuriosiva molto questo aspetto di cui parlavi tu, Valerio, di come oggi scattiamo una foto, non è più importante la qualità di quella foto, perché poi ci pensa il filtro, ci pensa Photoshop, e in qualche modo dobbiamo migliorare la nostra immagine, proprio legando anche a quello che dicevi tu, Antonella, prima: se la foto ci restituisce la nostra identità, poi più andiamo a modificarla, forse rispecchia anche un modo con cui noi non accettiamo noi stessi. Più ci allontaniamo in qualche modo. Sì. Più andiamo a modificare magari qualcosa che concretamente magari non possiamo fare, il selfie è più facile da modificare. Insomma. Ragazzi, come si fa a diventare, a fare delle foto consapevoli? Cioè, qual è il percorso che sentire di consigliare alle persone che magari vedranno questa intervista e che in qualche modo entreranno in contatto con voi? Qual è il consiglio che potete dare per cominciare ad attivare un processo di consapevolezza quando si prende il nostro smartphone in mano e si vuole fare una foto? Ma io, quello che mi sento di dire, anche un po' quello che faccio nella terapia, no? È quello di partire dal sentire o dal pensare, cioè partire da se stessi. E qua un po' anche il processo di consapevolezza. Cosa sto sentendo io in quel momento? Cosa sto pensando? Cioè partire da questo, dal sentire. E poi è dal sentire che prendi consapevolezza di ciò che vedi attorno a te. Quindi vedi qualcosa, sento questo, mi piace, prendo questo momento, perché fa parte di me. Che cosa ci puoi dire, Valerio? Allora, io la prima cosa sicuramente è allontanarsi dalla tecnica, cioè definiamo un punto fermo: la macchinetta fotografica non serve a nulla, nel senso è semplicemente uno strumento.
fatto. Perciò se cerchiamo questo nella macchinetta fotografica, troveremo il muro prima o poi. Quello che dobbiamo fare in qualche modo è staccarci dalla tecnica. Come faccio a staccarmi dalla tecnica? Cercando di osservare il più possibile quello che scatto. Perciò devo in qualche modo trovare un mezzo per osservare quello che sto scattando. Banalmente diamo proprio qualcosa di facile, che si può attuare, nel senso iniziare a stampare, che è un termine poco digitale ma molto utile da un punto di vista fotografico, terapeutico, iniziare a stampare... Un termine quasi vintage. Quasi vintage, che fa molto di moda, però. E mettere le foto prodotte, per esempio, una giornata. Prendersi una giornata nella quale si decide di iniziare a fare delle fotografie. Cioè, ogni ora, proprio come se fosse un bisogno, scattare una fotografia. Alla fine arriviamo, diciamo, una persona mediamente non insonne, insomma, alla fine arriverà con 12 ore di 12 scatti fatti nelle 12 ore, con 12 foto davanti. Stamparle, metterle sul tavolo e iniziare a ragionare su quello che si è scattato. Perciò il primo atto sicuramente è un atto di iniziare a domandare alle fotografie, che possono essere anche foto di altri, e poi iniziare a fare un lavoro anche proprio individuale su di sé, per cercare di capire perché ho scattato determinate fotografie, cosa hanno in comune, e cercare di tracciare un po', unire un po' i puntini e vedere cosa ti linea in qualche modo. Certo. Ragazzi, voi avete oggi fatto un qualcosa che io non avevo mai visto, cioè inserire la fotografia in una dimensione gruppale, di gruppo. No, spesso e volentieri pensiamo che la fotografia è roba nostra, che poi eventualmente decidiamo, no, di mettere sui social, di far vedere alle persone no, della nostra cerchia magari più vicina. Invece quello che avete fatto oggi nel vostro laboratorio è stato quello di utilizzare il gruppo come risorsa, no? In maniera attiva. Vi va di raccontarvi perché state facendo la scelta di utilizzare la fotografia all'interno di una dimensione di gruppo? Cioè, perché è così importante nei vostri corsi avere un gruppo di persone che fanno, che seguono il corso, piuttosto che singoli individui che imparano magari a diventare più consapevoli nel fare fotografia? Non so chi scegliere voi. Allora, oggi secondo me viviamo poi un cortocircuito, mentre parlavi ho riflettuto proprio su questo. Cioè, noi siamo molto leggeri nel mettere sui social le nostre fotografie, ma poi quando ci troviamo vicino a qualcuno e dobbiamo far passare o la nostra fotografia o, come è avvenuto oggi, semplicemente un pensiero su una fotografia scattata da altri, si crea in qualche modo qualcosa a cui non siamo abituati, qualcosa di molto bello in realtà, però che dà una vibrazione a cui non siamo più abituati. Cioè, la condivisione la accettiamo se è in qualche modo lo sconosciuto a doverne fruire, ma se è la persona che sta vicino a noi, questo ci crea un'esperienza. Perciò secondo me l'unica soluzione possibile è veramente il lato esperienziale, cioè quello che può succedere in un gruppo, la dinamica che può scaturire in un gruppo non succede da un punto di vista singolo, è qualcosa di molto alchemico che c'entra con delle vibrazioni, però penso che sia la cosa più terapeutica che possa succedere, cioè il fatto di scambiarsi un punto di vista della realtà che corrisponde alla fotografia e di condividerlo. Perché ovviamente ho dato l'esercizio, ma la cosa migliore sarebbe condividerlo poi, vedere altri punti di vista, e il fatto stesso della condivisione è già terapeutico. Noi quando abbiamo iniziato questo laboratorio, ma quando abbiamo iniziato proprio a documentarci su questo, ci siamo scontrati su un filone molto americano, che è molto passivo, cioè ti può fare delle domande su delle fotografie, c'entra un po' tutta la parte di arteterapia, che è bellissimo, però toglie un po' l'aspetto produttivo. Quando c'è l'aspetto produttivo individuale e questo aspetto produttivo si va in qualche modo a condividere, si crea qualcosa di assolutamente magico, che è molto difficile da descrivere, ma assolutamente forte da ricevere. Certo, certo. Antonella, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo, oppure... Per me è coerente lavorare con il gruppo, perché cioè, io essendo una analista transazionale lavoro con i gruppi, so che i processi all'interno dei gruppi sono molto più fruibili e si vedono subito. E poi perché cioè, il concetto del laboratorio che stiamo creando con Valerio
parte dal presupposto che c'è una relazione di me con la fotografia, quindi una relazione di me con l'altro. E non poteva essere altrimenti, cioè lavorare in singolo è diverso che lavorare in gruppo, perché io ho una mia visione, l'altro mi dà una sua prospettiva nuova e si creano dei legami, si creano dei ponti. Quello che un po' sta mancando un po' anche non nella nostra società, se vediamo tanti singoli, tutti da soli, e invece questa dinamica del gruppo è arricchente, relazione, questo è tutto. È vero, e confermo totalmente, siamo entrati tutti come dei singoli, no? Nel salone dove abbiamo fatto le esercitazioni di oggi, e ne siamo usciti tutti quanti parlandoci, scambiandoci, come se già ci conoscessimo da tanto tempo, no? Proprio per il potere della condivisione di una foto, di uno scatto. E, mi chiedevo, Antonella, visto che ne parlavi un po' prima della relazione che c'è tra fotografia come immagine e quindi come immagine di se stessi, proprio in relazione al potere che ha una fotografia. Una fotografia ha il potere di ispirarci, ma nello stesso tempo ha anche un potere quasi oscuro, mi verrebbe da dire, quello di metterci un'ansia, un'angoscia da prestazione, per cui dobbiamo fare foto sempre più belle, foto che si misurano in base ai like che ricevono, oppure vediamo le foto degli altri e diventano un'asta, un'asticella con la quale ci confrontiamo noi stessi, e allora lì magari entriamo in crisi con ciò che siamo, no? Con la nostra identità. Allora, qual è il suggerimento che tu come psicologa, come psicoterapeuta e diciamo esperta nell'utilizzo dello strumento della fotografia anche in terapia tieni presente e che puoi dare alle persone che in qualche modo sono comunque appassionate di fotografia ma che possono vivere questa dinamica, no? Di confusione, di ansia, di identità quando vedono le immagini altrui? Questo parte tutto da un paragone, che è quello che noi facciamo sia con la nostra foto, ma in primis lo facciamo noi con noi stessi, ci paragoniamo a un altro, avendo come base, come presupposto, questo concetto di bellezza, di estetica. Questo standard, allora la foto deve essere così, che per carità devono esserci degli standard, tutto quanto, ma ancora prima c'è la persona con il suo mondo, che questo non toglie niente all'altro. Poi io parto dal presupposto che io vado bene e l'altro va bene, un ok, che in termini di analisi relazionale è un po' questo. Quindi parto dal presupposto che non c'è una fotografia giusta e una fotografia sbagliata. Quando lavoro con i miei pazienti in terapia non mi portano una fotografia, che questa è la fotografia giusta, è la loro fotografia di quel momento che li aiuta a parlare di sé, qualcosa che magari in quel momento non riescono a dire. Quindi sì, è vero, c'è questo rischio di dar valore alla mia foto in base a quanti like ricevo, ma in realtà la mia foto si basa per il valore che gli do io, per quel determinato significato che do io a quella fotografia, per quel specifico tempo e momento. Ok, ragazzi, diciamo, per concludere un po' questa nostra bellissima chiacchierata sul tema della fotografia come strumento di terapia, perché è importante, diciamo, fare l'esperienza del vostro laboratorio, secondo voi, da un punto di vista tecnico ma anche psicologico? Inizio io? Sì. Per trovare delle motivazioni, secondo me, che è quello un po' che distanzia il fatto che oggi siamo veramente immersi dentro a delle fotografie che per la maggior parte sono quasi tutte uguali, ma non è tanto questo a porre un problema, cioè questa sovrabbondanza e questo gestire questa mole di fotografie che ci arriva addosso, ma il discorso di trovare anche delle motivazioni per cui andiamo a scattare. Questo fa veramente la differenza a livello proprio, parliamo di terapia, parliamo di vivere proprio la fotografia e la propria identità, nel senso avere delle motivazioni per cui si prende la macchinetta fotografica in mano ci riporta un po' a noi stessi e ci allontana un po' dall'immagine che vogliamo dare, dalla tecnica, da tutto quello in qualche modo che è superficiale e in più. Sì. Questa secondo me è la cosa principale. Sì. E io aggiungo tutto questo anche dicendo che se vogliamo avere cura di quello che facciamo e di quello che siamo, possiamo iniziare questo laboratorio sapendo che avremo una consapevolezza in più
un valore aggiunto in più a quello che facciamo, a quello che scattiamo, cioè ci siamo noi. Quindi aggiungo questo aspetto della cura, cura di quello che facciamo, di quello che scattiamo e di quello che vediamo soprattutto. Perché diamo tanto per scontato quello che ci arriva dall'esterno, che ci perdiamo davvero gli attimi, che sono i nostri, il nostro presente, che non è che torna più. E quindi questo, che per chi vuole avere più cura di sé in quello che fa, può... Nel proprio presente. Nel proprio presente, sì, sì. Anche il significato per me è importante. Cioè, ci tengo tanto a sottolineare questa parola, il significato che ha per la persona quella foto. Perché la foto che poi parla di sé, è proprio l'incontrarsi. Io prendo la foto, cioè che la scatto, ma è la foto che prende me. Questo legame, questa relazione che c'è. È estremamente interessante. Ragazzi, prima di salutarci, lasciateci i recapiti del vostro, diciamo, del vostro progetto, anche i vostri individuali, dove possono rintracciarvi le persone che vogliono continuare questo discorso con voi ed eventualmente capire se il progetto che state portando avanti può veramente essere di loro interesse. Dove vi possono trovare, diciamo, le persone? Allora, non lo so, devo lasciare il mio... No, nel senso, se è online, un sito, se hai un... Allora, il laboratorio lo trovano su www.carrellofotografica.com. Okay. No, noi sappiamo delle cose certe, perlomeno. E lì trovate tutte le informazioni sul laboratorio. Ho spiegato anche molto bene. Questa chiacchierata di oggi pone anche, insomma, anche un po' più di luce su quello che magari può sembrare un po' lontano. E lì trovate tutto quello che riguarda il laboratorio. Okay. Poi sanno i nostri nomi, possono trovarci su Facebook, su altri social, su internet. Ok, allora ragazzi, condividerò sulle note di questo video, qui sotto all'intestazione di questo video, diciamo, tutti i contatti che abbiamo del dottor Valerio Capabianca e della dottoressa Antonella Mancusa. Vorrei vedere, prima di salutarci, se sono arrivate delle domande da parte vostra, così possiamo in qualche modo salutarci. Allora, non ci sono domande, va benissimo, vedremo anche nei prossimi giorni qualsiasi siano le ulteriori vostre domande. C'è una domanda di Alessia. Allora, buonasera, la mia domanda è rivolta alla dottoressa Antonella Mancusa. La fotografia può essere utile anche con i bambini in un percorso di psicoterapia? Sì, come? E in che modo? Ora non lo so nello specifico a cosa faceva riferimento Alessia, ma come dicevo prima, no? La fotografa che dà la macchina fotografica ai bambini in un contesto particolare e li fa parlare, li fa catturare la realtà secondo la loro prospettiva. E questo gli ha aiutati molto, perché poi hanno fatto un laboratorio loro, hanno creato anche un'associazione in cui loro poi si sono anche aiutati, per chi ha studiato è andato fuori, insomma, si sono anche valorizzati. Esiste proprio un laboratorio per bimbi per aiutarli a avvicinarli alla fotografia? Ora non lo so nello specifico a cosa faceva riferimento. Ti dico per certo che esistono dei laboratori di fotografia per bambini, è una cosa che comunque si fa e gli si educa comunque a guardare e vedere, e quella è una cosa fondamentale. E poi penso che naturalmente esisteranno anche dei laboratori. Sì. Comunque quello che è sicuro e quello che è certo è che proprio per il potere che ha la fotografia, prima lo facciamo meglio, questo meglio. Perché poi sono in una fase in cui sono nella memoria, c'è l'immagine e quindi si arriva subito l'impatto. Certo, poi se si pensa anche proprio a come viene utilizzata l'immagine, per esempio anche per i testi, no? Che si fanno leggere ai bambini, non a caso anche i libri, no, didattici inizialmente sono molto carichi di immagini, proprio perché i bambini decodificano le informazioni più complesse proprio attraverso l'immagine. E come dicevi tu, essendo uno strumento terapeutico a tutti gli effetti, la fotografia diventa una chiave d'accesso per la mente della persona che la utilizza, no? E quindi questo non può valere altro anche che per i bambini, insomma. Quindi sono sicuro che Alessia avrà sicuramente avuto modo di avere una risposta approfondita su questo. Ragazzi, io sono contentissimo di aver fatto il vostro laboratorio, grazie per avermi invitato e veramente un grande in bocca al lupo per tutte le vostre iniziative. Grazie. Liberamente.
il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente. Ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.